Un saluto a voi, seguaci di Organs Italia. Io sono il vostro signor Ojo, oggi Detective Ojo, e vi presento questo Murder Mystery Machine, un'avventura grafica investigativa creata da Blazing Griffin e pubblicata da Microids nella sua collana dedicata agli indie. Qui vestiremo i panni di una detective appena uscita, fresca fresca dall'Accademia di Polizia, e alla quale viene affidato il suo primo caso importante. Ad affiancarla un collega anziano, un veterano del corpo di polizia che odia i novellini, e dunque ci accoglie con freddezza, creando così anche una dinamica tipica, no, di molti film e telefilm americani dedicati alle forze investigative, dove il senatore, fra virgolette, non riesce proprio a sopportare il bamboccio o la bamboccia che gli viene affidato e non vuole assolutamente fare da babysitter, ma sappiamo che queste situazioni di solito cambiano presto perché l'entusiasmo della nuova venuta saprà sciogliere il cuore indurito del collega disilluso. Insomma, come capite, questo titolo cerca di ricreare molte delle atmosfere che ritroviamo nelle serie, nei telefilm e nei lungometraggi polizieschi. Addirittura questo gioco è diviso in episodi, proprio come una serie televisiva, e ognuno di questi episodi è introdotto da una breve sigla, se vogliamo. Inoltre, proprio per farci vivere così le sensazioni di un detective naturalmente virtuale, come sono anche quelli dei telefilm in fondo, abbiamo una fase, come potete immaginare, di indagine dove dovremo raccogliere gli indizi dallo scenario, interrogare i sospettati e i possibili testimoni e infine elaborare tutte le prove raccolte attraverso uno di quei famosi pannelloni che si vedono molto spesso sullo sfondo dei telefilm americani, dove vengono appese le varie fotografie, i vari documenti e poi uniti con dei fili rossi per cercare di creare dei collegamenti che poi portino alla risoluzione di un caso. Ed è quello che vedremo proprio in questo gioco, un gioco è uscito a settembre 2021. Io l'ho già provato, il primo episodio l'ho già completato, per cui tra un po' vi darò anche le mie impressioni del primo episodio, quindi è comunque un giudizio parziale, però più o meno le dinamiche le ho viste, per cui vi dirò quali sono le mie impressioni anche proprio giocando. Allora, ho saltato il primo capitolo del primo episodio, che è proprio introduttivo e anche abbastanza così, senza molto da dire. Questo è l'ambiente di gioco, che sarà sempre diviso a location singole. Noi non potremo visitare più location, almeno per quello che ho visto, durante un capitolo, ma avremo sempre una sola location a disposizione. Questo è il nostro ufficio, in realtà non è una vera e propria location. Questo è il nostro collega Nate, il burbero, e questa è la famosa Murder Mystery Machine, la macchina a cui accediamo ai vari capitoli della nostra storia. Vedete, il primo l'ho fatto. Cosa è successo? Allora, un politico, un famoso politico, alla vigilia delle elezioni è stato ucciso in casa sua da un colpo d'arma da fuoco. Abbiamo scoperto semplicemente l'arma del delitto, mi pare anche l'ora della morte, ma poco altro, non sappiamo chi possa essere il movente. Quindi andiamo nell'ufficio di Frank Daniels, nel suo posto di lavoro, è stato ucciso nel suo studio in casa lui, la sera, poi si vedrà alle 7:30, ma noi andiamo nel suo ufficio, vediamo se c'è qualche indizio nel suo luogo di lavoro. Ed eccoci qui, l'ufficio di Frank Daniels, in centro alle 10 di mattina. Ed ecco i due colleghi che si parlano fra loro. Allora, questa è la stanza dei bottoni. Ma non mi sembra niente di che, dice il disilluso Nate. Almeno non è uno scantinato dove loro hanno l'ufficio. Ah, touché! Allora, l'obiettivo adesso, vedete, questo è il nostro ambiente. Quello che esploreremo per tutto questo capitolo. I capitoli durano poco, durano 20 minuti circa, almeno nel primo episodio. Vedete, posso ruotarlo. Al momento non vedo indizi perché devo prima parlare con la segretaria, la scosciatissima Rapinoe. Buongiorno, sono la detective Clark. Mi è stato detto che qui avrei trovato la segretaria di
di Frank Daniels, la signorina Rapino, la signora Rapino. Buongiorno. Ah, mi scusi, signora Rapino. Oh, mi chiami pure Nadine. Nadine, mi dispiace molto per la perdita del suo datore di lavoro. Ah, grazie, è stato un vero shock. Le dispiace se le faccio qualche domanda a proposito di Frank Daniels, che è per l'appunto la vittima? Ma certo, qualsiasi cosa pur di aiutarvi nelle indagini. Allora, chiediamo che tipo era Frank. Che tipo era Frank come persona? Gentile, attento, attento alle esigenze, insomma, beh, gentile, diciamo così. Era davvero un gentleman, un gentiluomo d'altri tempi. Tipo uno di quelli che tiene la porta aperta alle signore, sa? Ed era anche un ossessionato dal lavoro. Non si prendeva mai una pausa. Non ha mai lasciato l'ufficio, non lasciava mai l'ufficio. Il che significa che anch'io non uscivo mai dall'ufficio. E attenzione, qua si sospetta qualcosa, infatti la nostra poliziotta è pronta a chiedere ma c'era qualcosa fra voi? Qual era la sua, così, il suo rapporto con Frank? Com'era il suo rapporto con Frank? Sono la sua segretaria da circa 3 anni e per quel che riguarda il lavoro d'ufficio, sì, ne ho viste di tutti i colori, più o meno. I was across everything, oppure mi occupavo di tutto. Questo non mi è proprio chiaro. Come puoi immaginare, era un uomo molto impegnato. E all'infuori della vita d'ufficio, qual era il vostro rapporto? Chiede Cass, che ficca, fa domande ficcanti. Detective, ho a malapena tempo di soffiare il naso ai miei figli prima che vadano a scuola. Si figuri se ho tempo di socializzare col mio boss. Chiediamole anche l'alibi, a questo punto, come dei veri professionisti appena usciti dall'accademia. Dove si trovava la scorsa notte? Oh, sono sulla lista dei sospettati? No, stiamo solo cercando di capire chi era dove e quando. Ero a casa mia con mio marito e i figli. Era giovedì taco. Ok, per il momento è tutto, grazie. Allora, adesso possiamo guardare intorno all'ufficio. Ecco, questo è il nostro tabellone. Il nostro tabellone con i vari elementi. Stiamo appiccicando, vedete, le Polaroid con alcune note scritte per poter fare i collegamenti. Allora, prima cosa, questa è una dinamica che mi piace molto. Allora, non so se anche voi, se qualcuno tra voi che sta guardando questo video ama le serie poliziesche, comunque anche i film, quando appare questa cosa qui uno dice, ah, guarda che ha sempre un fascino per me, devo dire, questo tabellone con tutti gli indizi che si collegano e si vanno a riempire, no? E quindi che un gioco la proponga in maniera così prominente, no? Quindi proprio che è una meccanica centrale del gioco, mi ha sicuramente affascinato ed è per questo anche che ho portato questo gioco, ho deciso di provarlo per voi. C'ha qualche problemuccio. Qualche problemuccio è che anche se c'è la possibilità di muovere i vari elementi, diventa un po' confusionaria questa cosa. Non sempre è facile riuscire ad avere un quadro bello preciso della situazione. Però ci può anche stare, è una difficoltà nella difficoltà. Un'altra cosa che non mi piace è che è poco dettagliata. Come vedremo, questo gioco ha un grande difetto, secondo me, che va al di là di alcune così di alcuni spigoli grezzi. Al difetto che è molto poco interattivo, anche l'interazione con il mondo di gioco, vedrete, è limitata a proprio la raccolta di 2-3 oggetti, almeno nel primo episodio, non ho giocato oltre, però la sensazione che ti dà è questa, che tu hai questa stanza anche abbastanza dettagliata, la grafica non è la super grafica di alcuni titoli moderni, ma è una grafica comunque dettagliata, piacevole, anche a suo modo, e invece poter raccogliere solo alcuni oggetti, vedrete che lo fa una roba un po' così, un po', non dico asettico, ma comunque un po' lontana, no, dalla nostra mania di toccare e raccogliere tutto. E lo stesso anche per il tabellone. Perché non abbiamo una fotografia di Frank Daniels? Perché abbiamo questa icona con il volto? Capisco che è più facile identificarla come elemento persona. Però, non so, sarebbe stata più bella la possibilità magari anche di avere un tasto per girarle. Queste icone mostrare effettivamente di cosa stiamo parlando, ok? Di chi stiamo parlando. Così è un po' freddo e soprattutto ancora più confusionario, perché i nomi, ok, li possiamo leggere, ma un'immagine
il nostro cervello credo che la riconosca prima della lettura del nome. Comunque questo è un mio discorso, però magari se l'avete giocato questo gioco e volete condividere con me anche le vostre opinioni, forse sto esagerando io, oppure se avete trovato qualcosa che io non ho trovato, fatemi sapere comunque, che a me fa sempre piacere condividere, perché io questi video li faccio anche per condividere i giochi che gioco, sentite, non lo faccio così per spirito dal buon samaritano, dice approvo io i giochi per voi, no, mi piacerebbe anche discutere di questi giochi, piccola parentesi così, di sfogo, uno sfogo, un piccolo sfogo del vostro ogio, sfogio. Benissimo, allora comunque abbiamo visto questa è la vittima, è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a casa, è un gran lavoratore, Nadine Rapinoe è la segretaria ed era a casa con la famiglia, il momento della morte erano le 7:30, perfetto, allora questo è quello che sappiamo. Qui troviamo un indizio, vedete gli indizi sono anche indicati da questi pallini e qui c'è un ritaglio di giornale che ci dice che negli ultimi sondaggi Frank Daniels aveva una potenzialità di voto del 42%, mentre Johnson, il governatore uscente, solo del 41%, quindi è una testa a testa, solo che il terzo candidato Herrera, avendo questo 17%, è più dal lato Frank Daniels, quindi in caso di voto in cui Herrera fosse escluso, una specie di ballottaggio, vedete, Herrera potrebbe ritirarsi perché dice io non vincerò mai, per cui si ritira. Diciamo che è un po' così, negli Stati Uniti se uno sa di non poter vincere molto spesso si ritira, mentre in Italia è difficile vedere qualche candidato anche solo a sindaco che si ritira, anche se c'è tipo lo 0,2%, comunque lui ci prova. Vabbè, comunque lasciamo perdere questi discorsi e quindi dicono che se, come molti giornalisti pensano, Herrera si ritirerà, molti dei suoi voti andranno a Frank e quindi Frank Daniels è probabilmente quello che vincerà le elezioni. Quindi, vedete, questo Johnson, l'ex governatore uscente, potrebbe avere un movente, no? Non vuole che Daniels diventi lui il nuovo governatore. Qui, vabbè, ci sono altre cose che discutono. E quindi questo è un indizio. Abbiamo dei potenziali indizi. Abbiamo che praticamente la politica, come dice, spinta dal nostro Frank Daniels, era una politica vicino al popolo, una politica che però si scontrava con alcune lobby, tra cui quella delle armi. E infatti vedete che la lobby delle armi potrebbe essere arrabbiata con il nostro Frank e quindi magari mandare un sicario oppure un maniaco delle pistole e decide no, non devo fermare Frank perché altrimenti metterà fine alla nostra libertà di avere un'arma da fuoco. E questo è un possibile movente che è indicato dall'icona dei punti di domanda. Infatti, vedete, una delle domande a cui rispondere per superare questo capitolo è perché, qual è il movente e anche chi può essere stato. Questi qua sono ancora delle ipotesi, non sono le nostre cose definitive, però comunque dovremmo fare delle ipotesi se vogliamo concludere il capitolo. Benissimo, quindi possiamo già vedere qui, però non mi pare che ci sia nulla di veramente importante qui per determinare qualcosa. Potremmo collegare questo così, ma sappiamo bene che non è successo nulla, vedete, infatti abbiamo creato il collegamento, che può essere anche tagliato, però se non è comparsa alcuna scritta qui vuol dire che questo collegamento non è fondamentale per la risoluzione. Ci sono anche un paio di collegamenti, se non sbaglio, che sono opzionali, che ci danno un punteggio più alto alla fine del gioco, però non ho ancora ben capito quali sono. Comunque, abbiamo fatto questo, abbiamo creato la possibilità di chiacchierare con lei perché mi ho scoperto di questo rivale in politica, ma intanto raccogliamo tutti gli indizi. Ecco, qui vediamo che la sera di giovedì, ovvero la sera in cui è stato ucciso, dalle 7:30 in poi il nostro Frank Daniels avrebbe dovuto trovarsi alla cerimonia di inaugurazione di una centrale di trattamento delle acque nere e questo era, poi seguiva una cena in abito elegante e così via. Una cosa che sembra che non abbia fatto, quindi un indizio. Vedete, qui ci dice che doveva essere un evento in smoking praticamente, eppure il momento della morte era alle 7:30. Possiamo quindi collegare questo, vedete, si crea una domanda perché come mai è stato ucciso a casa quando invece doveva trovarsi in un, come si dice, in una, a una cena elegante? Qualcuno ce lo dovrà dire, ce lo dovrà spiegare.
E quindi proseguiamo la nostra esplorazione. Possiamo girare la nostra finestra per vedere se ci sono altri indizi. Possiamo anche fare zoom in e zoom out, ma in realtà la cosa più importante è sempre quella della rotazione. Ok, vediamo che qui c'è anche un altro indizio e qui vedrete un'altra cosa che rientra nella mia critica della poca interattività. Vedete? C'è questa fotografia, ma non la vediamo. Noi non la vediamo con la fotografia, solo il nostro personaggio la vede e anche qui non compare. Quindi ci rimane un po' quell'amarezza di vedere questi ambienti e in pratica noi siamo un'entità lontanissima, un'entità che boh, non ha quasi alcun contatto con quel mondo che è stato ricreato nel gioco. Non so se mi spiego, ma spero sia abbastanza chiaro. Ok, comunque le varie nostre indagini hanno sbloccato dei dialoghi, come indicato da queste icone che compaiono quando i nostri così, vicini, cioè compagni di presenza, hanno un nuovo dialogo disponibile. Quindi chiediamogli, discutiamo un po' dei tempi, no? Abbiamo visto che doveva trovarsi in un altro luogo, eppure è stato ucciso a casa. Allora, hai detto che la sparatoria, sì, che l'omicidio è avvenuto intorno alle 7:30, giusto? Sì. Da quanto ha detto uno dei vicini che ha sentito il colpo di pistola, sì. C'era un evento come si dice, nel taccuino di Daniels che cominciava alle 7 la scorsa notte. Ciò significa che non è andato all'evento e mi domando perché. E mi ho sbloccato un altro evidence. Ok, continuiamo a esplorare. Allora, Daniels non è andato all'evento, eppure era un workaholic perché non è andato. Però anche questo, vedete, non è un collegamento valido. O almeno, non è un collegamento che ci dà immediatamente un'idea di quello che potrebbe essere successo. Comunque, parliamo anche con la Rapinoe. Questo gioco poi è pieno di piccole citazioni qua e là. Anche i titoli degli episodi, per esempio questo si chiama The Lamb and the Tiger, con la Y, Tiger, che è sono titoli di poesie di William Blake. Poi anche quello successivo avrà un titolo sempre dedicato a Blake, se non erro. Allora, Nadine, le spiace se le faccio qualche altra domanda? Ma certo che no. Allora, chiediamole dell'evento segnato sul diario. A quanto pare Frank era atteso a un evento la scorsa notte, circa all'ora della sua morte. Sì, era l'inaugurazione di una nuova centrale di trattamento delle acque. Era una cosa grossa, che coinvolgeva un sacco di lavori. Tutti si aspettavano che Frank andasse, la stampa, i suoi rivali. Era tutto pronto da settimane. Eppure è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco in casa sua, mentre in realtà avrebbe dovuto essere all'evento. Sa per caso perché non ci è andato? Sì, quando ha lasciato l'ufficio alle 6, mi ha detto che aveva cambiato idea e che non sarebbe andato all'evento e che sarebbe andato a casa invece. Ha detto che non gli piaceva così la situazione. Esser visto applaudire il governatore uscente nel mezzo di una campagna non gli piaceva. In pratica l'inaugurazione non la faceva lui, chiaramente, ma la faceva il governatore uscente, che l'avrebbe usata sicuramente come trampolino, no, per la sua campagna elettorale. Quindi il suo rivale Frank, ovvero il nostro De Cuius, che è il nostro defunto, non voleva essere visto con lui. Allora, e le è sembrata una scusa plausibile questa? Gliel'avevo detto anch'io ben 3 settimane fa di farlo, di rinunciare a questo evento. Ma è stata una mossa molto intelligente da parte di Frank, rimandare tutto, sì, cancellare tutto all'ultimo minuto. La gente avrebbe iniziato a fare domande e chiedersi perché Frank Daniels non era venuto all'evento, invece che semplicemente dedicarsi al governatore uscente, no? Quindi è stata una mossa pubblicitaria. E Frank ha sempre avuto un ottimo istinto quando si trattava di, come dire, deviare così l'attenzione su di sé, invece che su altri. Allora, chiediamo se Frank aveva dei nemici.
Allora, c'è qualcuno di specifico a cui riesci a pensare? No, non riesco a pensare a nessuno. Di sicuro nessuno. Lo potevo odiare tanto da ucciderlo, ma Frank era un politico e aveva un sacco di gente, no, o meglio, molte persone non erano d'accordo con lui. E di sicuro anche lui aveva un reciproco sentimento verso queste persone. Per esempio, non era di certo amico con la lobby delle armi. Ma che cosa stava lavorando Frank? In qualche modo, fra il suo lavoro nella commissione dedicata alle acque, le sue politiche delle tasse, vabbè, il supporto ai pranzi gratuiti, alle mense gratuite nelle licei, eccetera, eccetera, stava cercando di portare avanti una campagna contro le armi. E non riesco a credere che sia tutto finito adesso. Allora, chiediamogli chi è la persona a cui sta stringendo la mano in fotografia. Noi non l'abbiamo vista. Vedete, è un buco, se vogliamo, no? Nel gioco. Siamo spettatori, in effetti. Il feeling forse è quello, un po' il feeling di nuovo anche qui della serie, del serial, del telefilm, no? Dove noi in realtà non abbiamo una grande interazione con la televisione, però questo è un videogioco, non è che sia proprio il massimo da questo punto di vista. Comunque, fotografia laggiù, è quello che penso che sia? Sì, quello è il governatore Johnson. Lavorava a stretto contatto con Frank, ma sembra molto amichevole. Com'era la loro relazione? Detective, quella fotografia non è altro che una cosa fatta bella apposta per i giornali. Frank era contrario a molte delle cose che il governatore Johnson proponeva per la città, per cui non erano esattamente amici. Ho sentito spesso Frank riscaldarsi molto durante le sue telefonate con il governatore, ma Frank aveva l'abitudine a infervorarsi per diverse chiamate, e non solo al governatore. Quando si lavora in politica, da tanto tempo quanto ci ho lavorato io, si impara che questo è tutto parte di questo circo. Le persone hanno un ego smisurato e tutte pensano di essere migliore degli altri. Allora, chiediamole anche se qualcuno sapeva che Frank era a casa. Qualcun altro sapeva che Frank era a casa? Non avrei dovuto rispondere alle domande della stampa fin dopo la fine dell'evento e quindi non l'ho detto a nessuno. Allora, questo è tutto per il momento, grazie. Allora, quindi nessuno poteva sapere. Allora, in pratica, siccome il governatore Johnson non poteva sapere che non era a casa, dovrebbe essere una cosa del genere. No, non è questo. Adesso non mi ricordo più. Daniels ha cancellato all'ultimo minuto. Vediamo così. No, niente, neanche questi collegamenti qui. Vediamo. No, questo in realtà potrebbe collegarlo, no? Il membro della lobby delle armi potrebbe essere collegato, no? Al fatto che la lobby stessa fosse arrabbiata con il nostro Frank. Quindi, was expected at the event e nessuno. Ah no, non è questo neanche. Porca vacca, qual era allora il collegamento? Potrebbe essere così? No. Vediamo se c'è qualche altro dialogo qua. No. No, non volevo parlare con lei. Ecco, a volte un'altra dinamica abbastanza farraginosa, che noi sappiamo più o meno cosa dobbiamo fare, ma non sappiamo come farlo nei limiti che il gioco ci impone. Allora, il fatto che lui non sapesse che era a casa, cioè dovrebbe escluderlo dal fatto che possa aver mandato un sicario, no? Allora, told no one else non ho detto a nessuno. E non l'ha detto a nessuno. Questo potrebbe essere una ragione, ma vediamo se mi è sfuggito qualcosa.
questa è l'icona che ci permette di avere un indizio. Praticamente il gioco ci illumina gli due collegamenti che possiamo fare. Però volevo un attimo ragionare, l'avevo già fatta questa cosa ma non me lo ricordo più. Allora, qui non so, mi sembra che manchi qualcosa. Rivali di Daniels. Non ricordo più. Allora, vediamo come si usa l'indizio a questo punto. Ah, ecco, ma l'avevo fatto, non avevo fatto questo collegamento. Possibile. Vabbè, comunque vedete, sono rivali e il fatto che lui fosse davanti nei sondaggi, Frank, potrebbe aver indispettito il governatore, ma questo non funziona come ragionamento. Allora, proviamo a chiedere della rivalità. Immagino che con la morte del suo più acerrimo rivale il governatore Johnson sia più così, più rilassato adesso. Anche se non può darlo a vedere. Stai forse dicendo che l'omicidio di Daniels sia stato fatto per ragioni politiche? No, beh, io non... Provo a pensarci un attimo. Chi potrebbe avere i maggiori benefici da tutto ciò? Sì, ci ho pensato, ma... Temo che sia una ipotesi troppo sballata. Houston, Houston è lui. Johnson... Non voleva eliminare la concorrenza. No? Beh, non possiamo escludere nulla, ma insomma, boh, mi sono un po' perso qui. Ok, quindi... Vedete, che Johnson abbia preparato un sicario per andare ad uccidere Daniels. E invece no, perché lui non sapeva che non fosse a casa. Quindi questa teoria si... Si debunca così. The fake news. Allora, Houston, abbiamo un problema, vedete queste piccole citazioni qua e là. Immagino che nessuno ti avesse così a genio all'accademia, vero? Con queste battute scarsissime. Allora, la tua motivazione, sì, il tuo movente politico non ha alcun senso. Se Johnson stava aspettando Daniels all'inaugurazione della centrale, perché avrebbe mandato un sicario a casa sua per ucciderlo? Stavo solo controllando se eri attenta. Sì, era un po' sballata forse come teoria. Forse dobbiamo cercare più vicino a casa. Forse vedere se Rapino, la signora Rapino, sa qualcosa di più sulla vita casalinga di Frank. Quindi abbiamo una nuova linea di dialogo. Non subito. Allora, non poteva essere lui ad aver ucciso. Vediamo se possiamo parlare con la signora. Qui sì, perfetto. Altre domande. Chiediamogli com'era Frank a casa. Erano solo lui e sua moglie. Ma non era tipo da parlare molto della sua vita privata. Frank lavorava molto, mi creda. Quelle nottate in ufficio fino a tarda ora sicuramente avranno creato delle tensioni nel loro matrimonio. Definisca tensioni. Molto spesso dovevo fare delle telefonate un po' così imbarazzate alla signora Daniel spiegando che Frank non sarebbe tornato a casa per cena. E come le è sembrato reagisse la signora Daniels? A volte arrabbiata, e quando dico arrabbiata, tanto da urlarmi nelle orecchie tramite il telefono. Non sembravano essere molto felici come coppia, ma credo che fosse preoccupata per lui. Chiamava spesso in ufficio per sapere dove fosse Frank e quando sarebbe tornato a casa. Questo è tutto, grazie. E quindi abbiamo la moglie che chiede sempre dov'era. La moglie chiede sempre dov'era, ma vediamo, siccome nessuno sapeva dov'era, vediamo se la moglie effettivamente lo sapeva. E quindi
Proviamo di nuovo a chiedere a Nadine. Effettivamente è così. Allora, chiediamo se per caso la moglie di Frank ha chiamato quella sera. Sì, beh, Rosemary ha chiamato quando, chiedendo quando Frank sarebbe tornato a casa. E l'ha fatto intorno alle 7 ieri sera. Le ho detto che non lo sapevo e che avrebbe dovuto chiamare direttamente Frank a casa. Immagino che sia stato un bene che Rosemary non fosse a casa la scorsa notte. Ok, questo è tutto allora. Ma non è ancora tutto. Che abbiamo la moglie, sapeva che era a casa. Quindi potrebbe essere così. Così. E anche... vediamo. Potrei aver concluso in realtà qui. Vediamo un po'. Ok, vediamo adesso cosa potevo fare qua. Beh, la moglie sapeva che era a casa, per cui... ecco. Ma manca il why. Manca la ragione. Vediamo se abbiamo sbloccato una linea di dialogo. Sì, col nostro partner. Parliamo della moglie. Un matrimonio infelice è una buona ragione per uccidere qualcuno. Ah, non ti chiederò cos'è che ti fa pensare ciò. Ottimo lavoro però. Chiudiamo le cose qui e torniamo alla centrale. Ecco qua, per cui vedete, dovevo parlare con lui per sbloccare il possibile movente che va a collegarsi naturalmente con la signora Rosemary Daniels. A questo punto abbiamo fatto tutti i collegamenti e possiamo attribuire alla domanda fondamentale chi potrebbe essere il sospettato. Non è il possibile, non è il colpevole, è uno dei possibili. Siamo solo al secondo capitolo di 5 in questo episodio, per cui è chiaro che non possiamo aver già scoperto il colpevole. Poi abbiamo come motivo, come movente, il perché. Il perché è, erano tristi nel matrimonio, un matrimonio infelice. Per cui diamo why così. Abbiamo attivato le caselle e finalmente possiamo concludere il capitolo. Confermiamo? Sì. Ok, mi hanno dato B. Perché ho usato un indizio. Le deduzioni corrette sono solo 4 su 6. E poi le accuse corrette però sono giuste. Quindi abbiamo accusato Rosemary Daniels e... come ragione il matrimonio infelice. Benissimo, allora, qui abbiamo concluso questo capitolo, avete visto le dinamiche, il gioco fino alla fine di questo episodio almeno, cioè di questi 5 capitoli che formano l'episodio, da quello che ho visto io, che li ho provati prima di fare questo video, non cambia molto, per cui queste sono le dinamiche. A volte ci sono dei capitoli più dedicati agli interrogatori o comunque alla raccolta di testimonianze, altri che sono più incentrati sulla raccolta di indizi, ma più spesso sono misti, quindi un po' di interrogatori, scusate, e un po' di ricerca di indizi. Insomma, un buon mix che però non è così vario da dire ah, il gioco continua a cambiare, offre sempre cose nuove, almeno nel primo episodio non ho notato nulla di più complicato di così. Fatemi sapere nei commenti se questo gioco vi ha intrigato, perché ripeto, a me vederlo così mi ha intrigato. Purtroppo il gioco in sé è un po'... infatti anche le recensioni su Steam non sono proprio meravigliose, però se cercate un titolo investigativo abbastanza leggero che anche ha una capacità di ridurre un po' all'osso, diciamo, quello che è il puro spirito investigativo, perché non dobbiamo esplorare 20 stanze, non dobbiamo parlare con 500 personaggi, insomma tutto è molto chiuso, no? Ristretto in un suo microambiente che può essere anche divertente come passatempo o come gioco da giocare anche proprio a episodi, un capitolo oggi, un capitolo domani, insomma ci sta, non è un fallimento secondo me questo gioco, però poteva essere meglio, secondo me poteva essere meglio, un po' più sgrezzato, ma d'altronde stiamo pur sempre parlando di sviluppatori indie e è già un successo, secondo me, che riescano a portare i loro giochi, la loro visione, no?
sui nostri schermi. Va bene, detto questo, io vi ricordo che sono il vostro Detective Ojo e noi ci rivediamo al prossimo Caso Irrisolto.